giornalisti della Rai sono stati uccisi in questo punto mentre riprendevano un bambino che giocava sotto le bombe. I bambini, vittime di una guerra che dopo 50 anni ha riproposto agli occhi del mondo l'orrore dei campi di concentramento, lo stupro metodico, la meticolosa opera dei cecchini. Vittime anche dell'informazione che li ha eletti a simbolo insieme alle donne violentate. Un'informazione che della notizia ha cercato l'aspetto commerciale e raramente si è preoccupata di offrire strumenti per comprendere, malgrado l'impegno e i rischi corsi da tanti giornalisti. Siamo a Mostar e girando lo sguardo tutti intorno da ciò che una volta era il centro città si può quasi individuare la linea lungo quale il capoluogo dell'Erzegovina è stato spezzato. Una guerra feroce che ha nelle città i principali teatri e nel tessuto multietnico la vittima prescelta. Ci muoviamo verso quella che era la linea di combattimento tra croati e musulmani. Era il boulevard della Fratellanza, al quale l'ironia della sorte ha assegnato il compito di linea del fronte. Non ci sono che macerie lungo questo viale della Fratellanza e per ricostruire l'uno e l'altra ci vorranno molte energie, molto coraggio, più di quanto ce n'è voluto per combattere. E poi tempo, non si può dire quanto, perché la disinvoltura con la quale i palazzi vengono costruiti e distrutti non trova spazio nella gente, la cui memoria è stata aggredita per cancellare ogni traccia di eterogeneità culturale e religiosa, a Mostar come a Sarajevo, Gorazde, Tuzla, Srebrenica, Vukovar e via dicendo. Il filo della memoria è stato prima annodato e logorato dalla propaganda delirante del nazionalismo ed è poi stato spezzato in ogni modo per spartire la Bosnia come un animale macellato. Così come i fili del telefono tra Serbia e Croazia sono stati interrotti fin dai primi colpi esplosi per impedire che si conservasse l'idea che oltre frontiera non c'erano solo nemici, ma anche amici, parenti, amori. L'anonimato inizia dall'impossibilità di comunicare ed è l'essenziale premessa per omologare tutto ciò che è al di là della frontiera come il nemico. Per tutta la durata della guerra, i radioamatori sono stati l'unico strumento di comunicazione con il resto del mondo. È da qui che è partita la notizia della morte dei tre giornalisti italiani. È da qui che le speranze della gente partivano rovistando il cielo in cerca di qualcuno che rispondesse. Mostar era la città dei ponti e questo è il più antico, sopravvissuto quasi per dispetto ai bombardamenti. Ma il simbolo della città era Ponte Vecchio, Starimost, edificato nel 566 dai turchi sulla Neretva, il fiume che attraversa la città. È stato distrutto nel novembre del 1993, a guerra quasi finita e senza che vi fossero motivi militari, tattici o strategici, ma solo per colpire l'identità stessa di Mostar. La passerella che lo sostituisce è stata chiusa per un certo periodo di tempo perché pericolosa, ma la gente continua ostinatamente a utilizzarla, rifiutando di negarsi un rito quotidiano. È stato costruito anche un rudimentale trampolino perché un'altra tradizione, i tuffi dei giovani nel fiume, continuasse. Nei vecchi giardini trasformati in cimiteri, la memoria di questa guerra assume una forma ancora più precisa, citando le date di nascita e di morte, elencando i nomi di intere famiglie, mettendo l'uno fianco all'altro gli amici di scuola.
sono tombe in grande maggioranza musulmane, ma ci sono anche serbi e croati, i cittadini di Mostar in buona sostanza. I cimiteri resteranno un appunto dettagliato nella memoria, perché la dilatano di generazione in generazione. I monumenti di una memoria difficile da lasciarsi alle spalle, insieme, individuale e di massa, sono questi giardini scavati che cuciono insieme le singole storie del dramma della città. La memoria non è il passato, quanto semmai la sua ombra sul presente, nel quale, con ostinazione, la gente cerca di ricostruirsi una quotidianità. È in corso una pace, più simile a una tregua, tagliente come il filo spinato che separa le due parti della città. Passeggiare in centro, anche se il centro è ormai un confuso mosaico di pietre masticate, è un modo per ricominciare a vivere la quotidianità come una dimensione plausibile anche per la pace. Si cominciano a risistemare alcune strutture grazie a dei progetti di aiuto e si lavora con quello che c'è, usando a rotazione gli attrezzi, recuperando i materiali anche tra le macerie. Si ricomincia dalle scuole, che hanno ripreso le lezioni e nella precarietà che si può toccare sono un pezzo di vita importante. Gli insegnanti non hanno stipendio e del resto sono ben pochi a Mostar Est a godere di questo lusso. Ciò non toglie che esistano i registri delle presenze, i voti e che la ricreazione sia uno dei momenti liberatori della giornata di studio. Il trucco che le ragazze esibiscono con la medesima civetteria delle adolescenti di tutta Europa riporta a una normalità che inciampa nei gradini della scuola disfatti dai bombardamenti. L'effimero è tanto più urgente proprio perché allontana dallo stretto necessario della sopravvivenza. Un lavoro faticoso ricostruire, un lungo, difficile lavoro per la città e la sua gente. Cosa possiamo fare noi? È la domanda fatale. L'importante è che non si confondano le nostre suggestioni con i loro bisogni, poiché la solidarietà dovrebbe avere in loro i protagonisti e non in noi. Per questo motivo, educare alla solidarietà è fondamentale. La Bosnia, per qualche europeo, è persino un Luna Park della guerra, dove passare un weekend di emozioni facendo il check-in.
Dai campi di battaglia si impara a stare al mondo, ha dichiarato recentemente al Corriere della Sera un italiano convinto di portare solidarietà che si è fatto fotografare, braccio teso nel saluto fascista, con il capo degli Ustascia di Mostar. A noi, per quanto banale possa apparire, sembra che i campi di battaglia insegnino solo ad andarsene dal mondo. Si fa la fila per ricevere gli aiuti dalle sedi delle organizzazioni umanitarie, internazionali o del governo, che rappresentano la principale, se non l'unica fonte di approvvigionamento. Il mercato è povero, offre qualche frutto, qualcosa di più nei giorni fortunati, e i soldi non ci sono. I marchi tedeschi, come in tutta Europa, sono la moneta per eccellenza. Il dinaro bosniaco è poco più di un pezzo di carta e ad ovest, dove i negozi sono aperti regolarmente, la moneta corrente sono le cune croate o i marchi. Mostar Est, quasi un anno di assedio, per l'80% colpita e per il 60% distrutta. 2000 morti, 6 ore di elettricità ogni 48, schiacciata tra le linee serbe e croate. 40.000 persone ci vivono. Croazia. Di Mostar. Mostar. Uscendo da Mostar ci chiediamo quale potrà essere il domani.